Ti posso fare una domanda? Anche due. C'è stato qualcosa che ti ha veramente spiazzato e dentro di te nel tuo viaggio in Corea hai detto no, no, me ne devo andare, non ce la faccio più? Qualcosa di veramente potente che hai detto no, 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 non ce la posso fare? Sì, sì, guarda, io sono arrivato la sera. Sì. E vabbè, io ero gasatissimo. Vado in hotel 60 piani, ero l'unico cliente, l'unica persona che dormiva in questo hotel. Tutto questo per dirti, questa era la situazione, già era un po', faceva paura già dall'inizio, però il giorno 1, cioè il giorno dopo, quando ho incominciato a visitare, abbiamo fatto un incidente nel quale il mio autista ha investito un bambino. Lo dico nel video, cioè questo è quello che penso veramente, cioè io penso che il bambino sia morto, perché per quello che ho visto, per come stava e tutto quanto. Loro poi mi hanno voluto convincere, io poi gli dicevo sì sì, cosa gli devo dire, dopo io volevo soltanto andare via di lì, e mi hanno detto che lui stava bene, che tutto ok. Però se ti devo rispondere alla tua domanda, quando è successa questa cosa io sapevo che non avrei dovuto vedere questo. In più è successo un incidente in un luogo nel quale i turisti non vanno, cioè non si fermano lì, quindi ho visto anche come lavorano gli operai veri, non gli operai della città, perché nella città vive l'elite della Corea del Nord. Tutto il resto, tutta la campagna è piena di altre 18 milioni di persone che sono poverissime, non si sa neanche qual è la loro condizione. Però in realtà io l'ho vista e non avrei dovuto vederla, perché non dovevo stare lì. Però è successo che poi c'è stato questo incidente, ci siamo dovuti fermare, io sono sceso e siamo stati lì 2 o 3 ore con questi operai. Quindi lì ho avuto paura, perché ho detto sta succedendo una cosa fuori dal copione. Infatti a me è venuta in mente una cosa, in quel momento tu hai pensato qua mi fanno fuori? No, ma qua me... Perché ho visto troppo. De più de fallo fuori o me mettono dentro. No, ma cioè, sì, anche, ma perché cioè, avevi visto qualcosa che non dovevi vedere? Allora, non pensavo di morire, cioè non pensavo che mi facessero qualcosa a me, però in realtà ho avuto paura quando la sera, quando siamo tornati a casa, è venuto il rappresentante dell'agenzia viaggi con un foglio. Prima molto amichevole, chiede, questa cosa non l'ho neanche mai raccontata, credo. Sono usciti, ero in macchina, pensa a te. Sono usciti tutti dalla macchina, è entrata solo lei. E mi ha chiesto: allora, come stai? Come sta andando? Con inglese perfetto, che è molto raro lì. Cioè, soltanto le guide parlano in inglese, soltanto le alte cariche. Mi ha fatto queste domande, mi ha detto: come stai? Come sta andando? Cosa hai visto oggi? E tu lì, cioè, io ho detto: ho visto questo, però ho visto che i vostri dipendenti si sono comportati nella maniera migliore davanti a un incidente. E mi ha detto no, perché ci teniamo molto che anche fuori le informazioni siano quelle corrette. E io ho detto saranno quelle giuste, non si può. E mi hanno fatto firmare un foglio che non vale niente in Esatto, realtà. tanto cioè nel momento in cui sei uscito, che fanno? Niente, io so che non ci posso più tornare, ma non me ne frega niente, cioè la Corea la vedi una volta ed è più che sufficiente.